Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi praticamente commentiamo insieme e facciamo insieme la nuova difficoltà o comunque il nuovo stage dell'evento con il boss Catoplebas in versione Ruin X1. Ovviamente so che la maggior parte dei giocatori che almeno conosco o comunque frequenta la mia community non avrà bisogno di questi video. Questi sono video che comunque continuerò a fare semplicemente per aiutare magari i giocatori nuovi o coloro che vogliono in un qualche modo imparare a gestire setup e a gestire personaggi per riuscire in un modo o nell'altro a completare gli eventi con minor difficoltà possibile. Quindi io cercherò sempre di mettervi un team che prediligerà anche la modalità auto, perché va bene che in alcune difficoltà magari più difficili bisognerà giocare manualmente per una questione di sfida personale, però per quanto riguarda comunque gli eventi o comunque parte di questi eventi cercherò sempre di facilitare il lavoro ai giocatori in modo tale da poter comunque giocare senza troppo stress, senza troppo pensiero e riuscire comunque nonostante tutto a mantenere un livello alto nel loro profilo, nel loro account. Detto ciò, ovviamente, cosa sappiamo del boss? Cosa sappiamo di questo Catoplebas? Sappiamo che è debole all'elemento ghiaccio, sappiamo che per essere breccato necessita il sigillo triangolare e al tempo stesso sappiamo anche che praticamente è in questo caso immune a difesa down fisica e anche magica, però è possibile abbassare il suo attacco, quindi sia l'attacco magico che l'attacco fisico possono essere abbassati. Possiede la meccanica di force gouge, quindi ad un certo punto caricherà il suo attacco magico più potente e noi dovremo fare danni per abbassare l'intensità del suo attacco. Ovviamente ci viene consigliato dentro l'evento di utilizzare personaggi che effettuino danno ghiaccio, ma soprattutto danno fisico ghiaccio, che è un peccato tra l'altro perché io ho un Sephiroth ghiaccio che è una cosa incredibile, però purtroppo in questa situazione è molto penalizzato a differenza degli attaccanti fisici, quindi in questo caso personaggi raccomandati sicuramente Cloud, sicuramente Lucia per chi possiede la Bald Eagle, sicuramente Tifa per chi possiede il set di Natale, anche Yuffie potrebbe essere utilizzabile anche se non ha comunque un arcanum o comunque un vestito arcanum, però comunque sia è abbastanza fattibile perché può debuffare e con la sua skin può permettere al debuff di durare più a lungo, quindi riuscirebbe in quel caso ad essere utile e quindi supportare magari il DPS tra Cloud, Tifa, anche Sephiroth per chi lo possiede ghiaccio, comunque sia i danni li fa, non fa gli stessi danni ovviamente di quelli fisici, però comunque sia riesce a contribuire alla causa. E poi ovviamente come supporti sono sempre ben accetti i Matt, che comunque Matt rimane a mio avviso sempre il personaggio più forte presente all'interno del gioco perché è veramente un tuttofare al 100%. La classica Aeris, che comunque sia può tranquillamente supportare il team, non può abbassare la difesa fisica e la difesa magica, quindi purtroppo la Sun Umbrella in questo caso deficita un po', ma come personaggi direi che come setup ora vi farò vedere quello che a mio avviso è quello più consono, quello più adatto per quello che richiede il gioco. Infatti, come potete vedere, il mio team è composto da Lucia, Matt e Cloud, semplicemente perché Cloud è il mio DPS fisico, ghiaccio in questo caso, Matt è il mio buffer barra supporto che gestisce la situazione e Lucia invece mi fa praticamente da portaborse, come viene definito in community, dove asseconda i desideri di Cloud, non come pensate voi, a seconda dei desideri di Cloud, e riesce in un modo o nell'altro a enfatizzare la potenza del personaggio principale, che in questo caso appunto il DPS principale è Cloud. Quali sono le build?
Lucia buildata con ovviamente il costume free to play che abbiamo ottenuto durante il crossover di Final Fantasy 9, che mi permette di incrementare l'HP e la difesa magica, visto che il mio avversario effettua attacchi di difesa magica. Arma principale Bold Eagle per abbassare la resistenza ghiaccio del mio avversario, e anche perché, come potete notare, è praticamente quasi full rosa, quindi tanta roba. E come arma secondaria la Mad Minute che serve per abbassare l'attacco magico. Quindi Lucia veramente in questo livello, comunque in questo stage, è un counter perfetto nei confronti di questo Catoblebas, perché gli abbassa l'attacco magico, gli abbassa la resistenza al ghiaccio e poi ovviamente riesce a fare anche danni grazie allo slot della Bold Eagle, l'ultimo slot dove qualsiasi abilità ghiaccio fa praticamente il 30% di danno in più. Tantissimi HP, perché siamo addirittura a 9278, quindi veramente ottima, anche perché appunto la Mad Minute incrementa gli HP come Refined, quindi riusciamo a stare molto alti di HP. Attacco fisico di 3689, che ovviamente viene considerato anche tramite il buff di Cloud, che giustamente aumenta l'attacco fisico di tutto il nostro team. Come materie di supporto ovviamente ho messo il Blizzard Blow in fondo, perché prende la sinergia con la Bold Eagle, come potete vedere qui, dove appunto abbiamo l'Ice Damage Ability 30%, sigillo triangolare che giustamente mi serve per la fase a sigilli qualora dovessimo arrivarci, e poi un Poison, un Bio, che comunque ho sto apprezzando tantissimo. Il Poison è veramente comodo, soprattutto con tutti quei nemici che possiedono tanti HP. Quindi se state affrontando comunque dei boss abbastanza particolari e non hanno immunità a veleno, ovviamente, provate il Bio che vi aiuterà tantissimo. Come limite ho messo ovviamente la limite di debuff, che dovrei portare su, ma al momento non ne ho voglia. E come sub equipment abbiamo tutto ciò che praticamente mi consente di incrementare il boost ghiaccio e ovviamente permettere alla mia Lucia di essere più o meno competitiva. Infatti abbiamo la staffa di Eris che aumenta attacco magico, fisico e ghiaccio, lo shuriken di Yuffie che mi aumenta attacco fisico e ghiaccio, e anche l'arma di Kite Sith che aumenta HP e ghiaccio. Quindi abbiamo comunque sia la possibilità di avere una Lucia molto competitiva. Successivamente abbiamo Matt, anche Matt con ben 9000 HP, quindi molto alti. Attacco fisico e magico quasi di pari passo, anche perché comunque Matt preferisco buildarlo sempre un po' più magico, ma in questo caso tutto il boost fisico proviene praticamente da Cloud. Limit con il Wall per incrementare difesa fisica e magica qualora dovesse esserci problema. Materia in questo caso completamente, diciamo, di proprio complementari all'evento, quindi Blizzard Blow per fare comunque qualche danno ghiaccio, sigillo triangolare e la cura all che ovviamente mi serve per curare il party. Buildato in questo caso come supporto offensivo, quindi Bramble Spine come arma principale che aumenta l'attacco fisico, e ovviamente questo va a potenziare ancora di più Cloud, e poi Core Defender come arma secondaria che mi consente di alzare la mia difesa magica, quindi riuscire in un modo o nell'altro a counterare l'offensiva del Catoblebas, abbassando l'attacco magico con Lucia e aumentando la difesa con Matt. Sub equipment che ovviamente vanno a prediligere HP, difesa magica e healing, quindi in questo caso abbiamo praticamente tutte armi perfette per Matt, perché non solo mi incrementano la difesa magica e ovviamente gli HP, ma mi incrementano anche l'healing, quindi veramente ottimo. Abbiamo praticamente un setup molto funzionale. E poi la skin, quella free to play, che è possibile ottenere tramite il ticket, il VCE, che si può scambiare, che mi incrementa in questo caso healing e difesa fisica. Difesa fisica che non è ovviamente necessaria, perché è meglio aumentare la difesa magica, infatti abbiamo 176 di difesa magica, però in questo caso incrementa healing e a me va benissimo, dato che il mio Matt per l'appunto viene utilizzato in questo modo. E poi il nostro toro da battaglia, Cloud,
con skin ovviamente Arcanum Ghiaccio, che mi consente di fare più danni di tipo ghiaccio, la Stream Blade, che mi consente appunto di essere offensivamente in punta per quanto riguarda il danno fisico ghiaccio, 4200 di HP addirittura, quindi una cifra esageratamente alta, un po' più basso di HP perché giustamente Cloud spinge tanto sull'attacco e perde qualche cosina negli HP, che però vengono prontamente recuperati dal nostro Super Matt. Arma secondaria che in questo caso ho preferito una Buster Sword, e vi ricordo di scambiare ovviamente la Buster Sword nello shop dei Crisis Dungeon, perché la Buster Sword qui mi consente di mantenere Cloud un po' più alto di statistiche, quindi mi aumenta gli HP, mi aumenta l'attacco magico fisico, quindi me lo tiene un po' più in alto di stats. Ho messo una Blizzard Blow che mi aumenta sia la statistica d'attacco, ma anche per fare magari un attacco più rapido con solo 3 barre ATB anziché sprecarne 4 e aspettare appunto magari di perdere tempo. Sigillo triangolare e sigillo circolare, però il sigillo circolare in questo caso, che è la materia 5 stelle, mi serve solo ed esclusivamente per incrementare le stats. Summon di Shiva, perché giustamente Cloud è quello più forte dal punto di vista offensivo, e ovviamente come sub weapon in questo caso abbiamo tutto ciò che può incrementare e potenziare sia ovviamente il boost ghiaccio, ma al tempo stesso anche il suo boost fisico in generale. Infatti abbiamo appunto un'arma che è quella di Matt, la Killer Hornet, che incrementa attacco fisico e abilità fisica, molto utile. I guanti di Tifa, che aumentano attacco fisico, e Ice, in questo caso diciamo l'affinità ghiaccio, quindi Ice Potencies. E poi l'altra arma di Cloud, che incrementa attacco magico fisico, è sempre ghiaccio. Come potete notare abbiamo un boost Ice addirittura di 5, boost fisico che arriva a 5, ma non fatevi ingannare perché abbiamo il boost attacco fisico All, che spinge veramente veramente tanto. L'arma che effettivamente potrei cambiare è forse, no scherzavo, che okay, anche questa da 9, pensavo potesse dare magari qualcosina in più, invece no, va bene così. Quindi dovrò ovviamente aumentare gli overboost, perché una volta aumentati gli overboost aumenteranno anche le affinità. Con questo team non dovremmo avere grossa difficoltà, anche in auto, quindi possiamo tranquillamente giocare in auto, e ovviamente lo proveremo insieme in auto. Leverò ovviamente la velocità, perché comunque sia è giusto che commentiamo insieme quello che succede all'interno del combattimento, però tenterò di lasciare l'auto il più possibile per vedere proprio come verrà gestita la situazione dalla nostra deficienza artificiale, come piace chiamarla a me. Ovviamente Catoplebas che si busta, Lucia che abbassa già subito la resistenza ghiaccio, Matt che provvede a boostare la difesa magica, quindi va benissimo così. E lui ha aumentato tanto l'attacco magico, quindi subiremo possibilmente un po' di danno. Ok, neanche più di tanto. Matt che va di cura, Lucia in teoria ora dovrebbe abbassare l'attacco magico, esatto, mentre invece Cloud continuerà a fare danno come è giusto che sia. Ecco qua, vedete, Lucia abbassa praticamente l'attacco del Catoplebas, noi ovviamente subiamo un po' in questo caso. Ok, ho abbassato l'attacco magico ma non ho alzato le difese con Matt. Va bene, possiamo tranquillamente tankare l'attacco. Matt sta aspettando ovviamente le cure, giustamente col fatto che le cure costino praticamente 5 barre ATB è difficile gestire la difesa e la cura contemporaneamente, perché una è 4, l'altra è 5 barre ATB. Ovviamente col comando manuale è tutto più semplice, anche perché come potete vedere ora abbiamo avuto attacco fisico aumentato per Cloud, ma il nostro avversario è praticamente già morto prima che possa caricare il suo attacco, praticamente il suo attacco più potente, quindi la sua Magic Force, chiamiamola così. E qui abbiamo completato la ex Ruin numero 1. Non so se c'è anche la numero 2, ma penso probabilmente di sì. Ovviamente prima ricompensa il nuovo collare di Red, che possiede ovviamente boost attacco magico e boost ghiaccio, che sinceramente non è male. Non capisco perché abbiano inserito delle armi free to play con boost magico, dato che il boss è debole all'attacco fisico.
io non riesco a capirmi sta roba. Cioè, vuoi farmi fare l'evento da free to play o comunque vuoi magari aiutarmi da free to play, mettimi il boost fisico, cioè, oppure dammene una magica e una fisica in modo tale da avere comunque le alternative. No, mi hanno messo praticamente due armi magiche dove il boss è debole agli attacchi fisici e non a quelli magici. Quindi non capisco effettivamente il perché. Sì, abbiamo anche la Ruin X2, non so se questa riusciamo a farla in auto, però ci proviamo. Sempre lo stesso team, vediamo se riusciamo a gestire la situazione con l'auto. Spero di sì, ma non dovrei avere grosse difficoltà, perché comunque sia anche gli attacchi che subivo potevo tranquillamente tankarli abbastanza bene, quindi vediamo un po' quello che ci dà il nostro Catoblevas. Ok, Matt in questo caso aumenta la difesa magica addirittura di due volte, però non riesce perché l'animazione è troppo lenta. Anche Cloud, per chi possiede... Ok, possiamo tankare tranquillamente. Anche chi possiede Cloud con la Bandage Sword potrebbe tranquillamente utilizzarla in questo caso. Un setup di Cloud con Bandage Sword e Stream Blade potrebbe tranquillamente funzionare. Quindi non c'è, secondo me non c'è grosso problema. Come potete vedere, Lucia abbassa subito l'attacco magico. Lucia gioca benissimo in auto, perché quando il nostro avversario aumenta l'attacco magico, lei lo abbassa subito, però al tempo stesso, quando ha la possibilità, mette subito praticamente l'ice resistance down. Quindi veramente veramente comodo. Quello che un pochettino rompe le palline, se così si può dire, è Matt, perché Matt comunque si tende a curare sempre, ma soprattutto non buffa Cloud. Quindi in questo caso Lucia ha fatto il suo lavoro, quindi ha abbassato l'attacco magico, ha abbassato la resistenza al ghiaccio, però Matt, se avesse potenziato Cloud, sarebbe stato più figo. Qui ovviamente vedete Lucia subito, appena il nostro avversario tenta in un modo o nell'altro di gestire la situazione, noi praticamente lo abbassiamo subito. Qui aumenta l'attacco fisico, ma a noi non ci interessa, perché qui andiamo ora di limit. Lucia che abbasserà praticamente quello che può abbassare, che in questo caso ovviamente è l'attacco magico. Summon di Shiva che ancora non ho potenziato, semplicemente perché non ne ho proprio voglia, ve lo dico con tutto il cuore, non ho proprio quella voglia, anche perché mi sto dedicando tantissimo ad Ayuden Chronicle, quindi è un po' particolare. Qui noi continuiamo a fare danno, perché tanto ormai è praticamente morto. Lui può potenziare tutto quello che vuole, a noi non frega completamente nulla. Abbassiamo la resistenza al ghiaccio e boom, anche la Ruin X2 si fa tranquillamente in auto con questo team. Va bene che io ho i personaggi messi bene, perché questi sono tutti personaggi che ho fondamentalmente messi bene, su cui ho investito e per averli così buoni, però diciamo che il mio investimento in questo caso è stato ben ricompensato. Abbiamo ottenuto anche l'icona e ora tecnicamente abbiamo completato definitivamente l'evento. Quindi Catoblevas Stage Ruin X1 ed X2 completamente annichiliti con auto, quindi per chi ovviamente ha la possibilità di poter emulare il team può riuscire a farcela senza problemi. Vi ricordo che esistono le alternative: c'è Tifa che fa danni fisici ghiaccio, c'è Yuffie che fa danni fisici ghiaccio, c'è anche Sephiroth che per chi lo possiede fa danni magici ghiaccio ma va comunque bene, e poi ovviamente gli altri personaggi che potete, diciamo, buildare, comunque potete costruire in base alle vostre esigenze. C'è il nuovo Zac che vi ricordo potete pullare nei banner, che in questo evento è fortissimo perché fa danni ghiaccio e in più contemporaneamente abbassa la difesa ghiaccio, ma questo penso che già lo sappiate. Quindi per quanto riguarda questo evento per me è tutto, vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.